Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sul nostro canale. Siamo su una nuova avventura nuovamente. Questo giugno sta uscendo il mondo. È uscito Dirt 4. Allora, come potete vedere, il gioco è ancora in installazione, ma possiamo un po' spippolare tra i menu. Possiamo vedere un po' di roba prima di iniziare la carriera, molto probabilmente. Allora, vabbè, questo è il contratto di licenza, lo confermiamo a prescindere, qualunque siano le condizioni. Ora sta accedendo a RaceNet. Allora, vabbè, questa. Mettiamo un po' più luminoso, magari, visto che comunque anche su Dirt Rally. Ok. Dirt è un'esperienza di guida da brivido. L'auto serpeggia tra le curve. Come in una sinfonia, segui il ritmo e danzi con il pericolo, al limite del controllo. L'adrenalina scorre nelle vene e il mondo circostante svanisce, finché non restate solo tu. L'auto e la competizione. Vinci la paura. Mamma mia. Tra l'altro la voce narrante è di un personaggio di Horizon Zero Dawn. Ciao, questo è Dirt 4. Sono qui per aiutarti a iniziare la tua scalata all'Olimpo dei motori. Perché non mi parli un po' di te? Va bene, allora. Ovviamente selezioniamo nome e cognome. Età tra i 21 e i 30, nazionalità ovviamente Italia. Sì, dai. Aspetto pilota, scegliamo col casco. Ehi. È seria quest'anno la cosa, ragazzi. Questi sono personaggi donna. Direi che questo va bene. Classifiche, multipiattaforma, solo PlayStation 4, perché ovviamente non abbiamo computer o quant'altro. Ok, iniziamo dalle basi. Che tipo di esperienza preferisci quando sei al volante di un'auto? Simulazione, ovviamente. Oh, quindi ci butta subito in una tappa, 3 km 17, siamo in Australia. Attenzione ragazzi, hanno aggiunto molti rally qui in Spagna, Australia, ci sono molte piste nuove, tra virgolette, piste. Vediamo un po' come ci comportiamo nella prima tappa. Speriamo che non ci diano una macchina un po' troppo cazzuta. Siamo a Fitzroy, Australia. Lo scenario perfetto per imparare a guidare un'auto da rally. Qui non avrai la pressione della gara, ma sono presenti dei talent scout. Se ti farai valere, potresti ricevere una proposta da una scuderia professionista. Buona fortuna! Ah, però. Spero che ci siano i Questa è flashback. una Ford Fiesta R2 preparata da M Sport. È un'auto a trazione anteriore con cambio Ok, sequenziale e cambio nonostante la sequenziale. cilindrata ridotta, la potenza non le manca. È l'auto perfetta per iniziare. Effettuerò un conto alla rovescia come alla partenza di un vero rally. Quando dirò via, accelera a tutta velocità. Va bene. Come si 5, preme il freno a mano? 4, 3, 2, 1, via!
Ok, prendiamo confidenza con la decelerazione dell'auto. Rilascia l'acceleratore per perdere velocità. A quel punto torna ad aprire il gas. Siamo vicini a una curva. Questa volta frena per ridurre la velocità e sterza dolcemente verso la curva. Continua così anche nelle prossime curve. Cerca di prendere il ritmo. È strana la sensazione di guida, ragazzi, non è come su Tor 4. Ti forniranno dei riferimenti sul tracciato davanti a te. Useremo il sistema 6-1. Il 6 indica una curva ampia e veloce, l'1 una curva lenta e stretta. Destra 6 e sinistra 5 sul crinale. 80 in avvallamento, 80. Sinistra 5. In destra 4. E sinistra 3 sul crinale, non tagliare. Destra 5. Avvallamento. Crinale. Altri termini chiave che potreste sentire sono angolo retto, tornante e curva stretta. Queste curve potrebbero richiedere l'uso del freno a mano. Prova al prossimo incrocio. Avvallamento destra 5. Crinale, tornante, sinistra dossi. 60. Come si usa il freno a mano? Ottimo, spero sia tutto bene. Insomma, ti fornirò indicazioni stradali per il resto della tappa per farti capire come funziona una gara di rally. Destra 5, lunga. Attenzione, crinale, possibile salto. Destra 5. Avvallamento. Dosso, ponte, 100 in avvallamento. E crinale, possibile salto. 80, al traguardo. Rallenta verso il commissario. Bene, ci dobbiamo anche avvicinare al commissario. Ci ha detto però, avete sentito, è grazioso, qua ci dà anche il replay. Modificare lo stile di guida? No, davvero lo teniamo così. Penso che il livello di difficoltà professionista sia il più adatto alle tue capacità, ma la scelta finale spetta a te. Allora, si può scegliere la difficoltà. Sì, dai, lasciamo con professionista. Difficoltà impegnativo, ripartenze 10. Ah, abbiamo i flashback, o no? Vediamo un po', allora. BS lo leviamo, tergicristalli automatici lo lasciamo, telecamere esterne no, controllo partenza automatica no, controllo stabilità, trasmissione manuale, sequenziale, manuale ad H con frizione, perfetto. Bypass con frizione, cos'è? Bypass con frizione, si attiva, puoi tenere premuto il tasto della frizione per disinnestare la frizione anche in caso di utilizzo del cambio automatico. In questo modo potrei far salire i giri al minuto del motore prima di innestare di nuovo la frizione. Ok, no. Frenata dopo traguardo. No. E invece questo di ripartenze. Sì, dai, bastano 10, va bene. Per ora lasciamo così. Come potete vedere, i progressi dell'installazione vanno avanti a vista d'occhio. Iniziamo un'altra tappa. Siamo Delfish Washington, ghiaia media stavolta. Ah, ma questo è un attimo. È un'academy. Ci mandano a scuola, ragazzi. Torniamo a scuola. Mi garba molto, comunque. È abbastanza carino. Ok, ragazzi, iniziamo questa academy del rally.
Questa è la Dirt Academy. Ok. Qui puoi esercitarti e apprendere le tecniche di base. Iniziamo con un giro di ricognizione per familiarizzare con l'auto. Questa vettura è più potente di quella che hai guidato in Australia ed è a trazione integrale, quindi risulta più stabile in curva. Cambio come ce l'ha? Bene, partiamo. Premi l'acceleratore per partire. Ops. Il cambio deve essere molto preciso. Oh! Successo macello. Come risponde l'auto? Se questo stile di guida non ti si addice, puoi modificarlo dal menu delle opzioni. Ok. Stile di guida. No, no, no. Lasciamo così. Allora, possiamo fare delle lezioni addirittura. Però, prima personalizzerei i comandi. Calibrazione e guidata. Giri il volante per stessare completamente l'orientazione e mantieni in posizione prima un tasto qualsiasi. Ok, no, però io non lo girerei tutto. No, vabbè, giriamolo tutto. Ok. Mantieni il volante a 90 gradi con una direzione e premi un tasto qualsiasi. Ok. Premi tutti i pedali al massimo. Come cazzo faccio a premere tutti i pedali al massimo? Mannaggia. Ah. Va bene. Mi sono dovuto aiutare col punto attacco. Va bene. Volante Logitech. Gestione dispositivo. Vibrazione e feedback. Trazione autoallineante. Che cos'è? Ah, ok, no, lasciamo tutto accento. Questo lo lasciamo così. Impostazioni avanzate. Linearità al sterzo. Che cos'è sto sensore di bloccaggio? Ah, ok, sì, lo lasciamo. Assegnazione comandi. Telecamera va bene, la frizione va bene, freno a mano metterei qui. Beh, non si può su L2? Perché? Guardo indietro L2. No, io guardo indietro, lo metto sul cerchio. Suppongo che mi abbia autoselezionato L2 per il freno a mano, no? Invece no, cacchio, mi sa che non si può mettere. Mettiamo L3. Però non sono abituatissimo a questa configurazione, va bene. Perché non si può mettere L2 nel freno a mano? Boh, vabbè. Allora, tergicristalli X, fanali quadrato. No, fanali... Mettiamo a sto punto... Cioè, L2 non si può usare. Non si può usare se non per quello. Per... guarda indietro. Boh. Vabbè. Guarda a destra, guarda su, no. Regolazione sedile ripristina. Allora, io più che i tasti... promemoria lezioni, premi per parlare... Allora, questi sono tasti in più. Facciamo... perché il freno a mano, ragazzi, non può stare sulla mano destra, perché sulla destra io c'ho il cambio sequenziale. Oppure proviamo a tenerlo sulla destra, non lo so. No, dai, lasciamo L3. Per quanto riguarda la regolazione del volante, non la metterei neanche, perché comunque dovrebbe essere un po' migliore questo gioco dal punto di vista dei tasti e delle sensazioni.
cosa c'è? Dispositivo di comando, ok. Ok, va bene. Iniziamo l'audio. Musica del menu, musica nelle play la togliamo perché voglio sentire solo gli effetti. La voce l'aumentiamo un po'. Superfici, chat vocale, equalizzatore del sistema, mettiamo piatto. No dai, cuffie. Range dinamico alto, chat vocale sì, premi per parlare no. Applica impostazioni. Ora stiamo spippolando un po' in giro, ragazzi, ovviamente. Vediamo grafica. Ah, questa è solo sta roba. Allora, lezioni, tecniche di guida base. Ok, iniziamo le lezioni. Va bene. Per mantenere la stabilità, cerca di frenare solo quando l'auto procede in linea retta. Frena con decisione mentre ti avvicini alla curva, ma rilascia il pedale prima di sterzare. Se rallenterai a sufficienza, non dovresti soffrire di sovrasterzo. Le derapate sono divertenti, ma possono rallentarti. Il fondo stradale e i dislivelli possono alterare notevolmente lo spazio di frenata. Frena con molto anticipo per superare questa curva su ghiaia in discesa. Va bene. Nei settori tecnici e veloci sono sufficienti pressioni brevi del pedale, ma se possibile frena mentre procedi in linea retta. Le frenate in linea retta non sono sempre le più efficienti, ma restano le più sicure. Posticipa la frenata per trovare il limite. Poi, come passo successivo, prova la lezione sulla frenata ritardata. Va bene. Dobbiamo partire noi adesso? Beh, così. Non ha una gran frenata sta macchina, comunque bisogna riabituarsi. Ocio. Il volante è molto sensibile, Vai così. Vabbè, ragazzi, noi siamo già nel mondo dei rally da dirt rally, quindi abbiamo fatto 52 secondi. Va bene, basta così. Ok, questa è fatta. Trasferimento del peso. Ce le facciamo tutti, ragazzi, in questo primo episodio. Vediamo poi come facciamo, cosa facciamo. Va bene. Una frenata decisa trasferisce il peso sulle ruote anteriori, aumentando l'aderenza in curva e rendendo più precisa la sterzata in ingresso. L'accelerazione trasferisce il peso sul retrotreno, consentendo di scaricare più potenza. Per superare i settori tortuosi, usa acceleratore, freno e sterzo per trasferire il peso dell'auto. Il
trasferimento del peso è meno marcato sui fondici deboli, quindi dovrai agire con più decisione per ottenere i medesimi effetti. Va bene. Ops. Sto facendo un po' di macelli. La frizione è un po' troppo... Bisogna usarla un po' troppo a fondo, forse. Mamma mia, 29 secondi, abbiamo fatto meglio del fantasma. Concludi lezione. Allora ragazzi, facciamo in questo modo, vi salto l'Academy e... perché ugualmente... Ah no, vabbè, facciamo uso del freno a mano, dai. Facciamo solo le base, ecco. Che fai, non parli? Rallenta per entrare in curva, sterza e aziona brevemente il freno a mano per chiudere la traiettoria. Nelle curve strette come i tornanti, prolunga leggermente l'uso del freno a mano, ma attenzione, se esageri finirai in testa coda. Il trasferimento del peso da slancio iniziale alla sterzata. Il freno a mano innesca una derapata bloccando il posteriore. La lezione sulla sterzata a pendolo mostra questa tecnica. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vai così. Siamo andati subito lunghi. Mamma mia. Bene, bene, abbiamo fatto anche questa. Ok. Guidare con la fortuna. Se fuori uno pneumatico durante la tappa di un rally, hai due possibilità: fermarti per cambiarlo o proseguire fino al traguardo. A volte sarai costretto ad andare fino in fondo, per esempio se non hai ruote di scorta. Potrebbe comunque essere meglio proseguire piuttosto che perdere tempo per il cambio. Quando guidi con una gomma a terra, l'auto è instabile e soggetta a sottosterzi o sovrasterzi. Questo è un problema soprattutto se la foratura è su uno pneumatico traente di un'auto a due ruote motrici, per esempio sul retrotreno di una vettura a trazione posteriore. Quando uno pneumatico si fora, si deforma e perde pressione. Se continui a guidare dopo una foratura, lo pneumatico può uscire dal cerchione o distruggersi, complicando la situazione. Più vai veloce, peggio è. Mamma mia, che botto. Esistono un paio di avvisaglie che indicano che stai guidando troppo veloce sullo pneumatico. Primo, l'auto trasmette una vibrazione che si intensifica con l'aumento di velocità. Per preservare lo pneumatico, prova a rallentare fino a una velocità che riduca le vibrazioni. Secondo, una gomma forata è rumorosa. Questo perché si deforma e inizia a sfregare sul passaruota. Anche in questo caso, rallenta per ridurre sia il rumore che il rischio di distruggere lo pneumatico. Va bene, questa era solo video ragazzi, tecniche di guida avanzate, va bene, allora queste ve le lascio per me, insomma, ci vediamo direttamente in pista quando avremo finito tutto. Alla Dirt Academy hai ottenuto la tua prima licenza, con cui potrai disputare gli eventi rally regionali del Michigan, il punto di partenza della tua carriera. Ok ragazzi, quindi abbiamo una licenza per affrontare la nostra prima gara della carriera.
ho completato tutta la scuola guida, tra virgolette. È andata più o meno bene, alcune prove sono andate veramente da schifo. Questo è il menu iniziale di Dirt 4. Da qui puoi selezionare eventi per iniziare a gareggiare. Seleziona veicoli per accedere al garage e acquistare nuove auto per la tua collezione. La mia squadra sarà disponibile quando avrai acquistato un'auto e consente di creare e gestire la tua squadra corse. Ok. Di tanto in tanto riceverai messaggi nella tua casella di posta. Infine, seleziona opzioni ed extra per trovare contenuti aggiuntivi o modificare le preferenze di gioco. Va bene, vediamo contenuti ed extra, opzioni ed extra. Libreria video. Ah, ok, benvenuto in Dirt 4, questo abbiamo già visto. Vabbè. Audio. No, vabbè, queste sono opzioni, ragazzi, alla fine, quindi lasciamo stare. Casella di posta. Ciao Antonio, questa è la casella di posta di Dirt 4. Di norma riceverai messaggi di sponsor e collaboratori, ma abbiamo pensato di accoglierti con una breve riflessione sulla natura di Dirt 4. Le gare su sterrato traggono linfa dall'emozione e dall'ebbrezza del pericolo estremo, e questo a renderle spettacolari. Dirt 4 si concentra sull'emozione che provi quando ti lanci a tutta velocità lungo un pendio, procedendo verso una gola che sembra troppo stretta per poi saltare alla cieca con il tuo veicolo oltre il ciglio di una rampa. Per ricevere aggiornamenti, vabbè, questo è... ok, questo è del team di Dirt. Questo andiamo su è eventi. Il portale da cui puoi scendere in pista. Seleziona carriera per iniziare la tua scalata al successo. In alternativa, puoi sfidare amici e altri piloti in competizione o multigiocatore. In gioco libero, puoi personalizzare i campionati e persino creare tappe originali. La Dirt Academy consente di allenarsi e acquisire nuove conoscenze. Quello che abbiamo fatto adesso. In asso del volante puoi metterti alla prova con una serie di sfide tecniche. Quindi ci sono anche delle sfide. Nella modalità asso del volante puoi dare prova del tuo estro nelle sfide autoscontro e prova a cronometro, in cui potrai mettere in mostra tutto il tuo bagaglio tecnico di pilota provando il brivido della velocità. Nelle sfide autoscontro devi distruggere più blocchi possibili entro il tempo limite, mentre nelle prove a cronometro l'obiettivo è ottenere il tempo migliore in un percorso disseminato di bonus e penalità. Per vincere la medaglia d'oro è importante elaborare la traiettoria migliore, dimostrare il pieno controllo dell'auto e fare ampio uso del freno a mano. Se preferisci semplicemente goderti il piacere della guida, puoi farlo in modalità escursione. Va bene, allora questa modalità è molto simile a quelle di Grid Autosport, dove bisognava fare le stesse cose sostanzialmente. Vediamo competizione. Ah, questi sono eventi fatti dalla community di Dirt, multigiocatore ovviamente. E multigiocatore, gioco libero, Dirt Academy l'abbiamo appena fatta, veicoli. Allora, non ci fa andare avanti, andiamo su carriera. Michigan. Nei rally i concorrenti affrontano uno alla volta un tratto di strada denominato tappa. Le tappe sono di lunghezza variabile e possono essere dissestate, tortuose e con differenti superfici come ghiaia, asfalto o neve. Per importi dovrai tenere alta la concentrazione, ascoltare il navigatore e dimostrare la freddezza necessaria a spingere l'auto al limite delle sue prestazioni. Un evento è composto da una o più tappe con soste di servizio in cui riparare l'auto nel corso della gara. Chi ottiene il tempo totale migliore al termine delle tappe vince l'evento. Va bene. Sound bellissimo, ragazzi. Tuo obiettivo è vincere il campionato globale di rally, guadagnandoti un posto tra i migliori. Per arrivarci dovrai iniziare come pilota a contratto. Ok, Coppa Clubman Dirt è la prima. Abbiamo una Ford Fiesta R2 addirittura, TAC Motorsport. Abbiamo solo questa selezionabile. Va bene. Quindi ho la Ford Fiesta o la Opel Adam. Va bene, ragazzi. Allora, noi ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. E faremo la prima tappa in Michigan, che in realtà è solo una, a dire il vero, come tappa. Un bacione, ragazzi. Ciao a tutti.